www.castelloincantato.it. La notizia. Corre in rete. Un inviando modesto e provinciale.
ci dobbiamo richiedere sulla vostra preparazione. Penso proprio che questa rubrica non si adatti il nome. Pinocchio, il piacere dell'ignoranza, perché proprio ignoranti non siete. Per questa rubrica è tutto. Adesso un po' di reclamo. Vediamo un po' con la rubrica Risse in TV. Tutto succede per la critica d'un quadro, precisamente la Gioconda di Leonardo da Vinci. Professor Giuseppe Scarpi, lei crede che ci sia una Gioconda di Leonardo? Ma guardi, io non sono a conoscenza di un'altra Gioconda. Quello che conosco è l'unico, immortale. È un bellissimo quadro famoso in tutto il mondo. Mi scusi, sa, ne parlano tutti. Lei dice che non è vero, ma come critico d'arte dovrebbe informarsi di più, non crede? Ma come si permette? Lei non sa cosa vuol dire criticare un'opera. Lei è ignorante, lei è una capo. Calmo, un po' di rispetto per il nostro telespettatore. Non ti scaldi. Ora cortesemente mi dice cosa ne pensa del libro best seller, dove si ventila l'ipotesi che l'ultima figura a sinistra del quadro, l'ultima cena, sia la Maddalena, non l'Apostolo. Ma siamo diventati matti, dico io, com'è possibile che in una società cattolica come la nostra si facciano queste basse intimazioni che offendono profondamente la Chiesa? Vedo che la discussione sta degenerando. Signore, se volete che continuiamo il programma, un po' di calma, per favore. Io le sto dicendo soltanto che l'autore del libro sopracitato, se lei lo posso lui, mi deve rispondere civilmente, come civilmente in rapporto con lei. Ma si vergogni, ignorante, miscredente, pensi a cos'è Padre Pio, San Francesco, Madre Teresa di Calcutta, lei è un ignorante, lei è una capra. Cari telespettatori, l'icona ti mandato uno scorno, ci scusiamo con voi, Laura, sei la linea. Il nutrimento del latte è più il buono del cioccolato. Lo mangi tu? Ti svelo un segreto, io lo mangio da quando ero piccola così. Ora passiamo alla rubrica leggere. Come si sa, la lettura apre la mente e allarga gli orizzonti. Ne sapeva qualcosa Emilio Salgari, che ha affascinato intere generazioni con i suoi romanzi ambientati in India e dintorni, pur non avendo mai viaggiato, e tutto ciò grazie alla lettura. Abbiamo fatto questo preambolo perché vorremmo invogliare i ragazzi che ci stanno ascoltando alla lettura, il modo più semplice ed economico per, tra virgolette, viaggiare. I libri sono ali che aiutano a volare, i libri sono vele che fanno navigare, i libri sono inviti a straordinari viaggi con mille personaggi, l'incontro sempre c'è. I libri sono amici che fanno compagnia, i libri sono sogni di accesa fantasia, i libri sono momenti di gioia e commozione, non manca l'emozione che un brivido ti dà. Andate in libreria, imparate la via, leggete con amore, un libro vi riempirà il cuore. Ora la parola a Giuseppe Andinoro, alla rubrica Perché si dice? Perché si dice aprire il vaso di Pandora? Ti rispondo subito, è una metafora che indica l'improvvisa scoperta di problemi lungo nascosti che esplodono una volta manifestati. Questo modo di dire proviene dal leggendario mondo vaso della mitologia greca, contenitore di tutti i mali che Zeus aveva donato a Pandora, pregandogli di non aprirlo. Ma lei disubbidì, e quindi i mali uscirono per il mondo e rimase solo la speranza. Perché si dice avere le fette di salame sugli occhi? Significa non ammettere l'evidenza, come se si indossassero degli occhiali e anziché migliorare la vista non le peggiorassero. Ne esistono molte varianti, la più diffusa delle quali è avere gli occhi foderati di prosciutto. I salumi richiamano l'idea di contadini considerati rozzi ignoranti, pronti forse a sfruttare.
Perché si dice fare come le opere del Cambirogli? La leggenda narra che nel 390 a.C., durante l'assedio dei Galli, le oche starnazzarono per avvisare i romani che i barbari stavano scalando le mura del Campidoglio. Oggi significa dare l'allarme. Perché si dice Repubblica delle Banane? Oggi si usa per definire paesi governati da un leader forte che gestisce lo Stato a vantaggio proprio dei suoi amici, non tenendo in considerazione la legge. Il termine fu coniato dallo scrittore Henry per definire l'Honduras, una nazione latinoamericana politicamente stabile. Perché si dice fumare come un turco? In Turchia, all'inizio del XVII secolo, l'uso di fumare tabacco si diffuse a macchia. In seguito, alla fine della politica proibizionista del sultano Moradiv, che faceva decapitare i fumatori, da Istanbul il vizio si propagò in tutta Europa, da cui il detto fumare come un turco. Perché si dice fare l'indiano? Significa far finta di non capire. Perché si dice fare il portoghese? Significa entrare gratis. Risale nel 1513, quando il re del Portogallo Manuel I, in visita a Papa Leone X, si presentò con doni così ricchi che il pontefice, per ricambiare, concesse a tutti i portoghesi del seguito di entrare nei locali pubblici senza pagare. Ora passiamo alle previsioni del tempo. A te, Giuseppe. È in arrivo una perturbazione atlantica che porterà abbondanti piogge su Lombardia, Piemonte e Triveneto. Qualche raggio di sole su quasi tutto l'arco alpino. Qualche pioggia e una diminuzione delle temperature al centro. Ampi spazi di sole con qualche velatura di nuvole nell'Italia meridionale, Sicilia e Sardegna. I mari saranno molto mossi e le temperature varieranno dai 10 gradi di Torino ai 25 di Catania. Il proverbio del giorno è: quando il sole va giù rabbioso, l'indomani è luminoso. Questo naturalmente vale solo per la Sicilia. Da Roma è tutto, bella linea. Ora per la rubrica Il Latino fra noi vi leggiamo tre notissime frasi che sicuramente abbiamo sentito. Cominciamo con Giulia. SPQR, questo acronimo simbolo della Roma imperiale, oggi più noto nella versione diffusa del fumetto Asterix. Sono pazzi questi romani. Ma in realtà significa Senatus Populusque Romanus, ovvero il Senato, il popolo romano. Carpe diem, colgi il giorno nel senso di godere la vita finché sei in tempo. È il titolo di una poesia di Orazio, diventato proverbiale. Il medio istante virtus, la virtù sta nel mezzo, è una semplice condanna di qualsiasi successo da una parte e da un'altra. Ora qualche curiosità. Chiediamo ora a Francesca, perché bisognava baciare le mani di Gheddafi? Le usanze del mondo islamico prevedono che si baci la mano di un maestro o di un sapiente in segno di rispetto e amore. È scritto nella Sunna. L'Islam è molto rispettoso dei sapienti, questo però non significa sottomissione. Il significato è simile al nostro baciamano ad un'autorità o al gesto grande verso una signora. A proposito, ricordiamo il baciamano di Silvio Berlusconi a Gheddafi. Curiosità, è vero che gli egizi usavano il gel? Sì, analizzando i capelli di 18 mummie, uno studioso dell'Università di Manchester ha scoperto che gli egizi avrebbero fatto uso di gel fissante a base di grasso animale, ideale per conservare le acconciature preferite e per conferire loro bellezza e lucidità. È vero che le rovine di Cartagine furono cosparse di sale, come abbiamo appreso dai libri di storia? No, i romani non avevano il terreno su cui sorgeva la città, né lo seminarono con sale. Questi segni erano usanze degli assiri. Una reminiscenza di questa usanza si trova nella Bibbia, nel libro dei Giudici, dove si legge: e Elimelech attaccò la città, poi la spinò e seminò il sale. Bene, come abbiamo sentito, è stata sfatata la teoria del sale su Cartagine. Parliamo ora di una curiosità più leggera, ma ugualmente interessante. Perché alcuni cibi influenzano l'umore, cioè ci tirano su il morale, ce lo spiega la dottoressa Gaia. Sono soprattutto i cibi come cioccolato, patatine, fritti e gelati ad avere il potere di tirarci sul morale. Secondo uno studio pubblicato sul giornale In This Season, i responsabili sono i nostri. Fortunatamente il mood food, ovvero il cibo che può aiutare l'umore, non è fatto solo di alimenti che tendono a venire. Funzionano anche pesci come tote, sarde, sgombre e salmone.
Riguardo a quest'ultimo, uno studio finlandese ha stabilito che mangiare regolarmente diminuisce del 31% il rischio di depressione. Quindi, allevi! Per parlare di questo fenomeno, ci colleghiamo con la scuola media Borrozzo di Nuoro, dove è successo un singolare caso di bullismo. A te, Alice! Sì, mi trovo a Nuoro, tra i ragazzi di questa scuola media. Chiedo a uno di loro come sono andati i fatti. Noi lo sapevamo tutti, ma avevamo paura di denunciare questo ragazzo. In pratica, da un po' di tempo succedeva che per entrare in classe dovevamo pagare un euro. Per fortuna che il padre del nostro compagno ha denunciato il fatto alle forze dell'ordine. Il ragazzo è stato sospeso per fortuna nostra. Apprendiamo con piacere che a Nuoro funziona da qualche anno un osservatorio di cui fanno parte diverse istituzioni locali che stanno monitorando questo preoccupante caso di bullismo, diciamo così, di seconda categoria. Come sappiamo, martedì 6 novembre 2012 è stato il giorno dell'Election Day, il momento culminante della lunga corsa alla Casa Bianca che ha visto vincitore Barack Obama contro Mitt Romney. Ci colleghiamo con i nostri inviati a Washington, che è stata costruita nell'Ottocento come capitale federale. Enza, vogliamo sapere perché l'Election Day si svolge sempre di martedì? La spiegazione ha origini molto antiche. Subito dopo la guerra d'indipendenza nel 1787, i rappresentanti delle 13 colonie americane nell'organizzare le prime elezioni non diedero nessuna indicazione sulla data e fu caos elettorale. Tutto ciò avveniva sistematicamente ogni 4 anni, fino al 1845, quando il Congresso decise di regolamentare le cose. Quale giorno scegliere? Il lunedì no, perché moltissimi americani dovevano affrontare un giorno di viaggio in carrozza. Il sabato no, perché è giorno di riposo dal lavoro. Il mercoledì era fuori discussione, perché è giorno di mercato, esclusi giovedì e venerdì, sempre per motivi legati al lavoro. Il congresso scelse dunque il martedì e poi il mese di novembre, mese in cui non c'è né troppo caldo né troppo freddo. Si scelse così il martedì dopo il primo lunedì di novembre per le elezioni nella festività di ogni santo. Grazie, veramente interessante. Vogliamo ora raccontarvi del simbolo dell'asino adottato dai democratici Barack Obama e dall'elefante adottato dai repubblicani Mitt Romney. Era il 1828 quando il candidato democratico Andre Jackson fu apostrofato con la parola somaro dagli avversari politici. Il futuro presidente, che aveva lo spiccato senso dell'umorismo, fece stampare un giochino su tutti i suoi manifesti. L'immagine fu gradualmente dimenticata. Nel 1870, però, il disegnatore Thomas Nast riportò il simbolo quando utilizzò un asinello per rappresentare il Partito Democratico in una delle sue vignette. Da quel momento l'asino fu universalmente utilizzato per rappresentare il partito di Barack Obama. I democratici difendono il trucchino come simbolo dell'umiltà e dell'intelligenza del partito. L'elefante repubblicano, invece, fu adottato nel 1874, sempre grazie alla penna di Thomas Nast. Il disegnatore è rimasto colpito dalla notizia, rivelatasi poi falsa, che alcuni animali in fuga dello zoo di New York. Aveva deciso di utilizzare quella metafora per parlare della paura diffusa sull'eccessivo dispotismo del presidente repubblicano Ulysses Zell. Nast disegnò una vignetta con diversi animali in fuga terrorizzati, rappresentando l'elettorato repubblicano come un elefante. Il simbolo del pachiderma divenne così il simbolo ufficiale dei repubblicani, che ne esaltarono la dignità, la forma e l'intelligenza. La partita che ha visto il vincitore l'asino di Barack Obama contro l'elefante di Mitt Romney non si è giocata però allo zoo, se non metaforicamente. Da Washington comunque non è tutto. Abbiamo saputo in questo momento che il presidente Obama, come tradizione, quest'anno non ha graziato uno, ma 2 tacchini che altrimenti sarebbero finite sulle tavole degli americani in onore della festa e ringraziamento. I 2 fortunati sono stati trasferiti in una fattoria di lusso del Vermont. Ah, curiosità, i 2 tacchini si chiamavano Cobbler e Gobbler. Da Washington è veramente tutto, a voi la linea. Da Washington ci sta arrivando un'ultimissima notizia. Giuseppe ci sta richiedendo la linea, poiché Obama sta facendo il suo discorso alla nazione ringraziando i suoi elettori. Forward, avanti, ha ripetuto continuamente fino all'ossessione.
E adesso ce l'ha fatta. A voi uno straccio del discorso del Presidente Obama alla nazione. We must look onwards. The road is very long and difficult. The American dream is still possible. America is the nation where if you really do your best, you definitely get good results. We must help and improve all American citizens' lives, white and black, rich and poor, gay and not, holding in our hearts this historical moment. Bene, abbiamo concluso questa edizione del programma Colombo 2, il piacere del sapere. Ma prima vogliamo ringraziare il nostro preside, professor Salvatore Vaccaro, che ci ha permesso di mandare in onda questo nostro lavoro, e la nostra coordinatrice, professoressa Maria Callari. Buonasera e alla prossima. www.castelloincantato.it La notizia. Corre in rete.